Buonasera a tutti, grazie per essere qua oggi. Apriamo cantiere e cominciamo a parlare un po' di scritture di immigrazione. All'epoca abbiamo questo intervento organizzato, Division 3, che è una cosa corale, cerchiamo di armonizzare al meglio i tempi. Questo è abbastanza facilissimo. Il mio compito è quello un po' ancorato, diciamo così, di inquadrare il problema del nesso tra scrittura e emigrazione. Quindi diciamo la parte evocativa è anche quella più affascinante, il contatto diretto con un documento che c'è la frontera di Mietro. Io mi occupo fondamentalmente allora del problema principale di nesso scrittura e emigrazione. Una premessa minima, tanto per capire l'entità del fenomeno del quale ci stiamo occupando. Le migrazioni verso le Americhe, soprattutto nel contesto transoceanico, dall'Europa sono più di 52 milioni di persone che nel periodo tra 1951 e 1960 sono emigrate verso le Americhe, sono 11 milioni e mezzo di italiani, quindi è un fenomeno quantitativamente di una straordinaria rilevanza. Se poi lo vediamo percentualmente anche rispetto alle diverse componenti nazionali del fenomeno migratorio, l'Italia ha un posto di assoluto rilievo con il suo 21%. Poi le cifre hanno poca importanza, se ne possono fare molte, sono molto discusse anche tra gli storici, perché le statistiche sono sempre discutibili, lo stesso migrante viene contato tre volte, poi c'è l'immigrazione clandestina che non viene considerata, ma per dare più o meno un orientamento quantitativo sul fenomeno. Possiamo dire che non c'è una sola provincia italiana in tutto il territorio nazionale che non sia stata interessata al fenomeno migratorio, più o meno, in maniera più o meno rilevante, quindi un fenomeno che ha attraversato trasversalmente l'intero territorio nazionale e lo ha attraversato non solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista sociale, cioè è stato un fenomeno che ha coinvolto quasi tutte o meglio tutte le classi sociali in Italia, con differenze considerevoli dal punto di vista della rilevanza quantitativa, ma ha coinvolto tutte le classi sociali. Si è migrato in America per cercare fortuna, si è migrato in America anche per riorientare gli affari di famiglia, si è migrato in America per trovare nuovi investimenti per le imprese di famiglia, non si è migrato soltanto per pauperismo, povertà e miseria. E questo è un primo elemento, comunque è un fenomeno che ha contraddistinto la storia nazionale italiana, che è una caratteristica fondante anche della nostra identità nazionale. Qual è però il nesso che esiste tra le fonti che utilizziamo in questo cantiere, cioè le fonti delle testimonianze scritte e le migrazioni? Il nesso è quello che unisce tanto un fenomeno di potente, formidabile modernizzazione al quale è stato sottoposto il nostro paese, l'Europa intera, in quel periodo ovviamente con forti differenze dalla geografica, ma l'Italia in particolare è stata gestita da un processo di modernizzazione. Si lega la modernizzazione al fenomeno dell'emigrazione e a quello della scrittura. In quale modo? Abbiamo, innanzitutto c'è modernizzazione, significa anche un forte sviluppo dello Stato moderno e del suo apparato burocratico. Significa che sviluppare l'apparato burocratico dello Stato risponde anche a nuove esigenze di controllo sociale. Risponde anche a nuove esigenze di controllo sociale. Sviluppare l'apparato burocratico dello Stato significa anche mettere a confronto la gente comune con la scrittura. La modernizzazione significa però anche e soprattutto in vario modo. L'apparato burocratico dello Stato costringe i cittadini a confrontarsi con la scrittura, con la costrizione obbligatoria, con l'anagrafe e con quant'altro. Modernizzazione significa anche e soprattutto però una maggiore mobilità geografica. Dico maggiore perché non significa che prima di questa fase non vi fosse. Anzi, amplissima letteratura, la storiografia che ci racconta di quanto siano antichi i percorsi migratori, e oggi il nostro collega Siacini ne racconterà una parte di questi antichi percorsi, portano attraverso le testimonianze scritte e la fotografia. Ma la modernizzazione significa anche nuovi mezzi di locomozione, nuovi mezzi per spostarsi al servizio della gente, quindi il treno a vapore, i transatlantici, la navigazione che passa dalla terra al vapore fino a quando non rimane vista, maggiore mobilità geografica. Questa maggiore mobilità geografica ha un nesso evidentemente con l'emigrazione. L'emigrazione significa lontananza, separazione dalla comunità di appartenenza, distacco temporaneo più o meno lungo
più o meno lungo dello spazio, più o meno lungo del tempo, ma di stare. La lontananza è il primo elemento che genera, che scatena il bisogno di scrittura fra le classi subalterne. Significa che per la prima volta, in misura così massiccia, a livello di massa, insomma, esiste un confronto diretto con l'universo della scrittura. Significa che per la prima volta le classi subalterne si confrontano in maniera decisa con la pratica della comunicazione scritta. Attenzione, non esiste un rapporto diretto tra scrittura o immediato meccanico tra scrittura ed alfabetizzazione. Essere alfabetizzato a volte significa avere una patente, di un certificato sull'apprendimento della lettura e scrittura, non significa utilizzare la scrittura per comunicare. All'interno del fenomeno migratorio, e questo là subiamo un'accelerazione drammatica e straordinaria al tempo stesso, con la prima guerra mondiale, che era già iniziato con il fenomeno migratorio, questo, il rapporto con la scrittura significa innanzitutto utilizzare la scrittura come pratica di comunicazione. Pratica di comunicazione che ovviamente attiene a un periodo storico preciso, lo possiamo considerare un fenomeno di massa e non più soltanto un fenomeno, diciamo così, con una rilevanza quantitativa minore, soprattutto nel periodo della cosiddetta grande emigrazione. È il periodo che va dalla seconda metà del XIX secolo fino alla Grande Guerra. 1976 è la data che si prende come data inizio, perché è il primo rilevamento statistico che viene fatto sull'emigrazione, sull'emigrazione in Italia. Grande emigrazione che si può dilatare per quello che è stato chiamato anche un vero e proprio secolo di emigrazione italiana, che arriva fino al 1976, che è stato il primo anno in cui il saldo demografico del nostro paese è stato attivo. Saldo demografico significa che il numero di coloro quali entrano nel paese è maggiore rispetto al numero di coloro quali escono dal paese. È stata la fase in cui l'Italia si è andata trasformando in un paese di immigrazione anziché in un paese di emigrazione, come era invece il caratteristico del tutto questo poi ha generato la produzione di un vero e proprio paio di parole. Dobbiamo pensare che lungo l'arco di un secolo di emigrazione che è composto una trentina di milioni di cittadini del nostro paese, significa aver prodotto miliardi di lettere, significa aver veramente costruito una rete fatta di parole scritte che si è instaurata tra il nostro paese e tutte le diverse destinazioni dei flussi migratori del nostro paese. Un vero e proprio mare di parole, abbiamo avuto occasione di definirlo. Intorno al fenomeno dell'emigrazione non solo lo Stato costruisce il bisogno di scrittura attraverso lo sviluppo dell'apparato democratico, non solo la lontananza scatena il bisogno che diventa ancora più forte di scrittura, ma intorno al fenomeno della migrazione si costruisce un vero e proprio, abbiamo definito, corrente di parole, cioè intorno al fenomeno migratorio c'è un contatto diretto con l'universo della parola scritta da parte dei migranti. È il biglietto di viaggio, sul retro di solito sono scritte le regolamentazioni delle migrazioni. La razione di cibo a cui si è diritto quando si viaggia in terza classe, quindi è importante imparare a verificare documenti di questo genere, ma non solo, c'è tutta un'intera produzione editoriale dedicata alla manualistica del fenomeno migratorio, qui il manuale pratico del migrante, come questo che vedete, la guida per l'Amazzonia era in realtà una rivista che testimoniava un po' gli affari che esistevano soprattutto tra l'imprenditoria genovese ligure e la regione del Sud America, manuali addirittura differenziati a seconda degli stati interni alla Federazione Brasiliana, questa è la guida dello stato di Minas Gerais. Insomma, c'è un'intera produzione editoriale che serve a consolidare questo universo di scrittura nel quale vengono immersi i nostri migranti. In tutta la fase pre-industriale, quindi precedente a questa impetuosa modernizzazione data dallo sviluppo del sistema produttivo, la mobilità territoriale esisteva, era un fenomeno rilevante, ancora oggi spesso in parte sottostimato, ma la letteratura storiografica mai ha prodotto molto, soprattutto era confinato all'interno di alcuni settori sociali, di alcuni segmenti professionali relativamente facili da identificarsi. Tra il XIX e il XX secolo invece, quando si scatena il fenomeno della cosiddetta grande emigrazione, la popolazione in movimento aumenta e diventa un fenomeno di massa. Quello prima era un rivolo o alcunia di poi si trasforma in un vero e proprio fiume di piena. E sarà un fiume appunto di scrittura. Un fiume di scrittura, la causa scatenante di questa scrittura è per appunto la lontananza. La lontananza che è innanzitutto
subito parte con il viaggio del migrante ed è una lontananza di carattere fisico, una lontananza di carattere geografico, affettivo, la separazione dalla famiglia, dagli amici, dalla comunità di appartenenza, è una lontananza che diventa, con il passare del tempo, del fenomeno migratorio, si trasforma in una lontananza culturale, che diventa anche lontananza linguistica e identitaria. La lettera è il documento fondamentale che ci serve per entrare all'interno del fenomeno, perché appunto è un prodotto della lontananza, ma è anche e soprattutto un prodotto del tentativo di annullare le distanze che sono il mio risultato di questa lontananza. Le distanze provocate dal fenomeno migratorio si cerca di annullarle mantenendosi legate alla comunità di appartenenza attraverso la scrittura. La lettera racchiude in sé non solo questo straordinario potere evocativo, ma anche questo paradosso apparente, cioè è un prodotto del tentativo di annullare le distanze, ma al tempo stesso è anche una testimonianza della lacerazione che è avvenuta una volta che è avvenuta la partenza, che è una lacerazione non solo non tanto fisica, ma una lacerazione profonda dal punto di vista culturale, identitario. Spesso nella vita del migrante la tensione continua che pervade l'intera esistenza dei nostri migranti è quella di cercare di riuscire questo strato, appunto di riassorbire in qualche modo la lacerazione che avviene. La lettera allo stesso tempo è un eccezionale veicolo delle trasformazioni. Veicolo delle trasformazioni che sono trasformazioni culturali, che sono trasformazioni linguistiche, di identità, che appunto questo prodotto della lontananza viene veicolato attraverso la comunicazione scritta, attraverso appunto le lettere. Quello che viene prodotto, diciamo, è un vero e proprio mare di carta, spesso abbiamo documenti fragili, non entriamo adesso in analisi dei documenti, lo faranno appunto i miei colleghi. Questi due documenti servono soltanto di esempio, per esempio che sono documenti molto fragili, stentati, in italiano difficile, c'è una difficoltà nel controllo motorio fino della mano, sul foglio, c'è la difficoltà di controllare un mezzo che non si domina, la difficoltà grafica, sintattica, la lingua è una fatica terribile. Ciò nonostante questa fatica sia pronta, perché il bisogno di comunicare è più forte. La lettera, dicevamo comunque, un veicolo di notizie e di informazioni. Non è semplicemente una fonte attraverso la quale possiamo entrare all'interno del fenomeno migratorio, ma è addirittura parte stessa del meccanismo del fenomeno migratorio. È un veicolo di notizie e di informazioni che significa anche essere un regolatore dei flussi migratori. Un regolatore dei flussi migratori perché attraverso le lettere si veicolano informazioni che riescono anche a canalizzare, governare in parte i flussi migratori, ossia il migrante decide di spostarsi, di muoversi, di partire o di tornare, di cambiare paese o di raggiungere un familiare dall'altra parte, in base alle informazioni che arrivano soprattutto attraverso la corrispondenza privata. C'è un lavoro enorme fatto dalle agenzie migratorie, c'è un lavoro enorme fatto dalle agenzie di navigazione, ma in realtà la fiducia maggiore che il migrante può affidare alle informazioni è la fiducia alle informazioni che arrivano dalle persone che conosce, dalle persone con le quali mantiene una corrispondenza. Per cui all'interno della stessa famiglia abbiamo la possibilità di prendere decisioni, di operare scelte in base alle informazioni appunto veicolate dalla rete. La lettera quindi diventa una parte integrante delle reti migratorie, sostiene l'intera architettura delle reti migratorie. Non è semplicemente un documento in più, non è un modo per abbellire il discorso storico sulle migrazioni, che rendono più accattivati e interessati, ma è parte integrante dell'architettura di quelle che oggi vengono definite appunto le reti sociali dei migranti, le reti migratorie. Ci consente di documentare anche il transnazionalismo, si è detto, dei fenomeni migratori. Significa che la stessa famiglia riesce ad avere a carico punti contemporaneamente in due o tre paesi diversi. Si mantiene un po' familiare nel paese di origine, magari nel piccolo villaggio dell'entroterra di Varese, mentre il resto della famiglia si divide tra il Cile, la California e lo Stato di New York. Contemporaneamente il flusso di informazioni che fanno circolare le lettere consente al nucleo familiare di decidere gli investimenti di capitale umano a spostare da un lato all'altro delle avete o da un lato all'altro dell'oceano. In Argentina la situazione non va più bene, allora torniamo in California dove è rimasto lo zio. Lo zio ha tornato in California, ci spostiamo tutti dalla parte. Non sta più funzionando la situazione negli Stati Uniti, torniamo in Italia per il momento. Insomma, la mobilità è continua. Noi abbiamo l'idea spesso dei flussi migratori come un movimento di andata e ritorno, non è quasi mai così.
spesso e volentieri, o addirittura di sola andata, senza neanche ritorno. Molto spesso invece questi movimenti sono molto più complessi e articolati. Le lettere ci consentono anche di documentare questi movimenti, di farlo dall'interno, di farlo con le parole dei protagonisti. Sono dunque uno degli ingranaggi fondamentali di quella che è una vera e propria macchina migratoria, una macchina molto complessa, all'interno delle quali le famiglie operano le loro scelte. È uno strumento assolutamente indispensabile anche per la ricostruzione dei cosiddetti percorsi soggettivi, ossia la storiografia fino a non molti anni fa, almeno fino alla fine degli anni 70, tendenzialmente analizzava il fenomeno migratorio per macromodelli, per una storiografia fatta soprattutto di ragionamenti dal punto di vista quantitativo, una sorta di ragionamento idraulico sui flussi, push and pull, si diceva, ossia le ragioni per le quali la gente è spinta ad andare via dal paese, le ragioni per le quali è attratta ad andare in un altro paese, la spinta e l'attrazione, come se gli spostamenti delle persone fossero in realtà quelli dei pedoni su una scacchiera mossi dalla mano invisibile. In realtà non c'è una mano invisibile che muove, non c'è soltanto la disperazione che muove le persone ad andarsene da un paese, ma ci sono scelte operate in maniera cosciente. Allora, l'introduzione di queste fonti all'interno della storiografia sulle migrazioni ci consente anche di rivalutare con forza le scelte personali dei migranti, quindi di rimettere i protagonisti all'ordine del giorno del discorso storiografico. È fondamentale inoltre la lettera per l'analisi delle trasformazioni culturali, le trasformazioni culturali di chi arriva dall'altra parte dell'oceano, che si riflettono, si riverberano nella scrittura e nei testi che arrivano al paese di origine, e insieme a questi testi la lingua è sempre accompagnata dalla cultura, quindi queste trasformazioni vengono trasmesse anche attraverso le lettere appunto nei paesi di partenza. La diffusione, e con questo cerco poi di arrivare un po' rapidamente alla conclusione, se purtroppo ad esempio, il fenomeno migratorio è stato una vera e propria diffusione di massa della scrittura. Questa pratica di comunicazione per iscritto tende a sedimentarsi nel corso del fenomeno, cioè tende a non rispondere più soltanto a esigenze comunicative immediate, ma tende a diventare anche una pratica di comunicazione che va oltre la lettera, affronta altre tipologie testuali. Significa che una pratica che comincia a sedimentarsi, significa anche la testimonianza importante di un vero e proprio mutamento antropologico nel corso, perché significa che le persone cominciano a ragionare per iscritto. E allora le fonti alle quali si arriva sono le cosiddette scritture post factum. La lettera è un momento contemporaneo dell'evento, le scritture post factum sono le scritture di riflessione, sono i diari, le memorie, le autobiografie che i migranti cominciano a produrre. È la prima grande insorgenza diffusa di autobiografia popolare, sia proprio del contesto migratorio. Le guerre hanno un impulso straordinario a questo, come lo ha dato per le lettere, lo danno anche per le autobiografie, ma la prima grande ondata di autobiografia popolare arriva proprio nel corso del fenomeno migratorio. Si scrive per preservare, per ricostruire un'identità frammentata, minacciata, un'identità che molto spesso rimane tra due sponde. Si scrive perché la vita vale l'importanza di essere raccontata, una vita che vale la pena di raccontare, proprio perché è una vita migrante, proprio perché è una vita che ha affrontato luoghi altri rispetto a quelli ai quali ci si era abituati. La scrittura allora diventa non solo, in questo caso, uno strumento che serve a comunicare, a regolare i flussi, a inviare notizie, a cercare di annullare la lacerazione identitaria provocata dal fenomeno migratorio, ma potenzialmente, e dico potenzialmente perché ovviamente il passaggio non è né meccanico né immediato, si trasforma potenzialmente in una pratica di tipo emancipatore. C'è la possibilità di emanciparsi dal punto di vista culturale, ma con la scrittura diventa anche riflessione autobiografica. Un esempio di autobiografia di migranti, visto che i miei colleghi non avranno il tempo di affrontare le autografie, lo facciamo solo per farvi vedere un pezzetto del documento, un piccolo quadernetto sul quale con l'equipe dell'archivio di scrittura popolare abbiamo fatto un gran lavoro, che era appunto l'autografia di Giuffra, un testo scarno, un piccolo quadernetto nel quale c'è un racconto autobiografico fatto di poche pagine, ma che inizia con l'attestazione, per esempio, del passaggio delle formule burocratiche, la burocratizzazione dello Stato
diciamo, all'inizio. Quando Giuffra decide di scrivere la sua autobiografia, lo fa in maniera provocata, che comincia: io sottoscritto Giuffra Antonio, figlio di nato a, eccetera, eccetera, eccetera. Racconta delle sue separazioni e racconta soprattutto del suo viaggio. È un'autobiografia che poi si interrompe con le crocette della nave che galleggiano in mezzo all'acqua. Sembra quasi che si sia racconto di un naufragio, che evidentemente non c'è stato, perché altrimenti non sarebbe mai arrivato in possesso di questo quadernetto. Ma il viaggio viene raccontato appunto: Torino, Montana, Parigi, Guadalupe, che sarebbe l'altra, e si parte da un porto francese per arrivare a New York, nonostante si partisse dall'entroterra genovese. E anche su questo, questi documenti ci aiutano a ragionare sui percorsi che vengono fatti dai nostri migranti. Perché uno va dall'entroterra ligure della terra alle altre a prendere la nave? Perché partono più spesso, perché è facile partire da clandestini, c'è meno richiesta di documentazione. Ci sono una serie di ragioni, ma abbiamo la testimonianza diretta di come venivano questi flussi. Ultimi due ragionamenti e poi chiudo. Le lettere, dicevo, ci servono ad analizzare le strategie e le scelte dei migranti, riportano i protagonisti al centro dell'analisi del fenomeno migratorio e ridanno la giusta valenza al fattore della scelta, e quindi ribaltano il discorso delle migrazioni come appunto di pedoni mossi all'interno di una scacchiera. Sono in buona misura anche uno straordinario esercizio di diritto alla scrittura in una società che ha previsto l'esclusione dalla comunicazione scritta per le classi subalterne, la non autorizzazione all'accesso all'universo della scrittura per le classi subalterne, cioè un riappropriarsi del diritto alla scrittura. Un riappropriarsi del diritto alla scrittura che in buona misura viene esercitato proprio quando ci si apre un altro diritto, che in fondo l'immigrazione possiamo vedere anche da questo punto di vista. Il diritto alla mobilità, anche come è stato chiamato, il diritto alla fuga. Questo è un esercizio incosciente, ancora in luce, ma sicuramente è l'esercizio di un diritto anche questo, l'esercizio della scrittura, del diritto alla scrittura, innescato insieme al diritto alla mobilità. E io su questo lascio la parola, che ho già sparato.